siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati. Mi sentite bene, no? La sua voce è abbastanza forte. No. Oggi stiamo celebrando la memoria liturgica di Sant'Antonio da Padova, che sta qui alle nostre spalle in questa cappella. Sapete che Sant'Antonio è uno dei santi più popolari italiani. È stato il più veloce processo di canonizzazione che c'è mai stato. Non era passato neanche un anno dalla morte che Gregorio IX l'aveva già fatto santo, perché era strasanto a furor di popolo. Sapete che sono innumerevoli i miracoli attribuiti all'intercessione di Sant'Antonio. E sapete che nella cappella di Padova sono custodite varie membra del suo corpo, tra cui la famosissima lingua, perché Sant'Antonio è forse il più grande predicatore di tutti i tempi. Quindi guardate sempre, quando ascoltate una predica, dite sempre a Sant'Antonio, dice: ispira sto predicatore che lo faccia predicare bene come te, perché Sant'Antonio aveva una lingua impressionante, nel senso che era capace di toccare i cuori e di portarli a Cristo. Perché la predica non serve a niente, la predica cristiana c'ha solo un fine: far capire alle persone se e quanto stanno lontane da Gesù, suscitargli il pentimento e che ritornino da lui. Basta. Non è uno sfoggio di erudizione, bei discorsi, cose altisonanti. La predica deve essere semplice ed essenziale. Sentite anche quante volte il Papa ne parla, anche con l'ordine preti. Non fate omelie complicate, dovete fare omelie semplici. Chiunque, anche una persona che è analfabeta, deve capire. Perché non serve stare a fare le cose. A che serve? Cioè, la predica deve suscitare un incontro personale dell'ascoltatore con Gesù, se no non serve a niente. Sant'Antonio, in questo, è stato un grande maestro. Adesso vi racconto un pochino di episodi, qualche aneddoto legato alla vita di Sant'Antonio, perché non so quanti ne conoscete. È il primo anno che stiamo insieme, quindi sicuramente potrebbero essere delle cose nuove. Chi stava con me da tanti anni ne sapeva a memoria. Alcuni aneddoti molto carucci. Uno sull'importanza di ascoltare la parola di Dio. Perché voi sapete, c'è molta gente che si lamenta delle omelie. D'accordo? Pure il Papa recentemente ha tirato le orecchie ai preti e ci ha fatto pure una battuta. Ho visto l'ordinazione episcopale da Maurizio dalle Sale, no? Che a volte le omelie non sono tanto per la quale, dicono, insomma. Ma sapete perché succede questo? Perché a volte il nostro Signore il nostro Signore non si arrabbia mai, però si dispiace un po' quando i fedeli hanno una capoccia un po' troppo dura e non si vogliono convertire. Allora, tra virgolette, per castigo, io mando quelli che non fanno le belle prediche. Così, se te mando quelli che fanno quelle belle, non ti converti, un po' ti sciroppi questo è il discorso che è detto. E allora è successo una volta, Sant'Antonio non era come oggi, Sant'Antonio non c'aveva Facebook, noi stiamo andando pure in diretta a Facebook, oppure che dopo te le carico su YouTube. Una volta, se volevi sentire una predica, se volevi sentire Sant'Antonio sta a predicare a Bologna, e tu stavi a Napoli e ti metti la stradina sotto i piedini e ti fai un viaggio e te ne vai a Napoli. Non è che te la segui in televisione, in diretta streaming o su Facebook, capite? Quindi bisognava andare. Quando predicava un santo era un evento. Allora il Signore andò in un posto, c'è una predica di Sant'Antonio, non si è presentato nessuno a ascoltare la predica. Ha detto: ah sì, non siete venuti, ora lo faccio vedere io. Sapete che ha fatto Sant'Antonio? È andato sulla sponda del mare, si è messo a predicare e i pesci saltavano dall'acqua tutti quanti contenti, e era una dimostrazione. Cioè, vedi, voi che siete uomini non potete sentire prediche, i pesci, che sono esseri non intelligenti, zoppettano se sentono una predica. Tanto è vero, quest'anno ho ascoltato di Papa Patrizia, ogni anno io, una parrocchia dove stavo, la festa di Sant'Antonio, mettevo un pesciolino sotto la strada del santo, così chi lo guardava diceva: ah, il pesciolino, ma fai essere più stupido del pesciolino, perché lui le prediche le andava a sentire. Ecco, e noi dobbiamo sentirle. Io pure sento le prediche, sono stato, qualcuno si arrabbia quando vado io in qualche giorno, io ogni tanto devo andare a sentirmi la pure io qualche predica. Sono stato nei giorni scorsi a un ritiro di 3 giorni, ma ho sentito tante belle prediche, perché io non è che le posso solo fare, io le devo fare, ma le devo pure sentire, capite? Qualcuno me le fa pure a me. È importante ascoltare la predicazione ben fatta, questa è una cosa. La seconda cosa: hai visto il Papa che dice che ce l'ha tanto coi soldi? Non è che c'ha tutti i soldi, perché i soldi sono lo sterco di Satana. Sapete che Sant'Antonio era francescano. A quei tempi era molto praticata l'usura e l'avarizia. E morì, non so se proprio a Padova, non mi ricordo il luogo, un noto
usuraio senza cuore. Oh, lui faceva certe prediche in diretta davanti agli usurai, diceva: voi attaccate i soldi ai preti, siete pronti ad andare dritti all'inferno, vedrete quando vi trovate, così è, vedrete quando vi trovate davanti al nostro Signore. Non trattate, Santa Tonata proprio cantava proprio in diretta, strano che non gli hanno mai menato, insomma, perché te proprio cantava dritte e in diretta. Allora, morto questo, sapete che disse? Dice: andate a casa di quello, è morto, apritegli il cuore, non lo troverete il cuore dentro il petto. Vanno lì, gli aprono il petto, il cuore non c'era. Adesso andate nella cassaforte, il cuore lo troverete là dentro. Apro la cassaforte e c'era un cuore umano dentro la cassaforte. Quindi guarda il giorno Vangelo, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Allora, quei soldi si ammazzano le persone, se litiga, se crede. Noi non possiamo essere così, non dobbiamo essere attaccati ai soldi. I soldi, se il nostro Signore ci li dà, li usiamo per il bene, ma dobbiamo fare sempre dei segni di distacco. Io non chiedo soldi ai fedeli, ce lo darei da soli, ma le elemosine bisogna farle, il vostro bene, ai poveri, per fare le messe, alle missioni, e se lo avanzano pure per la Chiesa. Ogni gesto che io faccio di elemosina è una forma di mortificazione e di distacco dei soldi, perché i soldi sono una brutta bestia. Se tu non fai qualche gesto di mortificazione e di distacco, anche se pensi che non essere attaccato, sei attaccato. Credete, sono una brutta bestia. I soldi sono come l'alcol, sono come i vizi, sono come le sigarette, sono come la gola, sono come la lussuria, come tutte le cose sensibili. Se tu non ti stai attento, anche se non te ne accorgi, ne rimani invischiato, rimani attaccato, bisogna stare attenti, molto attenti. Quindi non per niente il Papa è fissato, mi perdono, sta sempre di queste cose qui, perché è un aspetto fondamentale della vita cristiana. Non c'è un buon cristianesimo senza l'attenzione ad esaminarsi in coscienza sul tema soldi. Questa è un'altra cosa da Sant'Antonio. La terza, c'è un'altra di due, dobbiamo finire. La terza ve la ricordo io, è un fatto mio personale, non è tutto esistito che è successo a me. Allora, devo sapere che tanti anni fa, molti anni fa, io c'avevo la fidanzata, d'accordo? Sto fidanzato 7 anni. Quando questa va all'università, conosce una ragazza abruzzese, tutta devota. Noi eravamo abbastanza vicino alla chiesa, ma questa era proprio devota, devota, faceva un sacco di cose, tutte queste cose di questi paesi dove c'erano un sacco di devozioni. E un giorno lei mi dice: lo sai che mi ha insegnato un'amica mia? Che se ti perdi qualcosa devi dire 13 glorie al Padre, a Sant'Antonio. A me queste cose mi sembravano, mi sembrava strano perché così, a me queste cose mi sembravano, a me mi sembrano superstizioni, cioè non una fa superstizione sacra, d'accordo? Cioè quello che tocca ferro e quello fa 13 glorie al Padre, a Sant'Antonio, te pare? Non so, che è successo? Un paio di volte mi è successo qualche cosa e faccio sta cosa, e effettivamente la cosa, l'ultima è successa 3 giorni fa, mi ero perso il rosaretto mio piccolo dentro casa, ero sicuro che stesse dentro casa. Fatto 13 giorni al Padre Sant'Antonio, dopo 10 secondi qualcuno aveva alzato l'occhio e ho visto che stava in armadio. Sono stato una settimana a cercare queste cose, ecco. Ma è successo un fatto eclatante. Allora, molto tempo dopo, quindi chiaramente la fidanzata l'ho lasciata per diventare prete, mi divento prete, porto un'estate i ministranti, i ragazzini, appena costituiti, a fare un campo con i ministranti dei 3 giorni a Cori, al convento dei frati, quello che sta salendo del paese. E il frate ci dice, ci consegna le chiavi delle camere, dice: allora, queste sono le chiavi delle camere, state attenti, perché di copie delle chiavi ce ne sta una sola. Quindi voi potete venire a dire che è successo di tutto, meno che vi siete persi una chiave della camera, perché voi faccio una faccia così. E noi dice: hai capito bene pure tu? Sta attento che questi ragazzini si perdano le chiavi. Un pomeriggio, io con i ragazzini toccavo pure questo, ci giocavo a nascondino, cioè giocava con la bandiera, stavamo su un prato, su una prateria estesa, finiamo tutti i giochi, andiamo a fare docce, a un certo punto arriva un ragazzino tornato così: oh Leonardo, non mi dica che ti sei perso la chiave, oh Leonardo, non mi dica che ti sei perso la chiave, non trovo la chiave, che dico io a tempo che mo ce vai tu dal prato, e dove persa? Non lo so. Esco, te vedo sto prato davanti, ma tu la vado a trovare sta chiave io adesso. Ma viene in mente, fammo 13 giorni al Padre Sant'Antonio. Comincia a camminare questo frate, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Potete non credermi, finisce
come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli, amen. Abbasso gli occhi sull'erba, c'era la chiappa. Se mi credete, mi credete, se non mi credete, io, questo è quello che è successo, potrebbe essere una coincidenza, è una coincidenza molto strana, a me è successo, a me, capite? Quindi questo perché i santi stanno a pensare, sì, i santi stanno a pensare, 13 è il numero di Sant'Antonio, perché si festeggia il 13 di giugno, non lo so come è nata questa cosa, però vedete, la tradizione, la devozione popolare, voi se leggete gli Evangeli Gaudi di Papa Francesco, l'abbiamo letta con tutti quanti i preti 2 o 3 mesi fa, parla proprio dell'importanza della devozione popolare. Per questo io quest'anno, come sono arrivato, ho subito Sant'Antonio Abate, le processioni, queste sono cose, non sono cose da disprezzare, oppure da dire vabbè, chi se ne importa, no? Perché dentro c'hanno una sapienza, una ricchezza che nasce dalla fede semplice del popolo dei fedeli. È vero che delle volte vanno un pochettino purificate, ma vanno comunque valorizzate e riscoperte, rifacendo nostro il loro significato anticamente religioso, capite? Non sono da contrapporre alla... io non faccio gli incontri biblici, l'adorazione, le faccio tante le cose diciamo un po' più moderne, ma vanno sempre tenute insieme, non mettendole in contrapposizione, devo fare l'incontro sulla Bibbia e lasciamo perdere la processione. No, 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 facciamo l'incontro sulla Bibbia e facciamo la processione, perché va bene l'uno e va bene l'altro. Ecco, l'ultima cosa, non so quanti di voi hanno portato il pane, io l'ho fatto prendere, il gesto del pane di Sant'Antonio, che è come quello di Sant'Antonio Abate, è un po' differente, perché l'origine di questa tradizione è un po' differente. Sapete come è nato il pane di Sant'Antonio? È un altro sacramentale, quindi se tu mangi il pane benedetto di Sant'Antonio con fede, ricevi la grazia di Dio. Questo vale per tutti i sacramentali. Mi raccomando, già una briciola di pane non si butta mai, manco se è pane non benedetto. Ricordate le nostre nonne, questo vale tuttora, se cadeva una briciola di pane per terra, questo mi raccontava buon'anima di mio cognato, della nonna, quella si inchinava, si metteva in ginocchio, piava la mollica e se la mangiava, la mollica. Sapete che nei monasteri, io ho conosciuto alcuni, finito di mangiare, raccolgono le briciole, fanno così, non le buttano al secchio, se le mangiano, se non hanno tanta fede, li portano ai piccioncini, non le buttano al secchio le molliche di pane, Allora, da dove nasce il pane di Sant'Antonio? Il pane di Sant'Antonio nasce da questo fatto, che una donna aveva avuto il figlio che mi pare che si era annegato dentro una bacinella, era morto. Disperato, un figlio che ti muore un po' un motivo così stupido, sente dire che c'era Sant'Antonio e prima di andarlo a dice, ah signore, ti prometto che se mi risuscita il figlio io ogni anno regalerò ai poveri tanto pane quanto pesa mio figlio. Sant'Antonio viene, lo risuscita, perché molte risurrezioni sono attribuite alla vita di Sant'Antonio. Non vi stupite di questo fatto qui, perché non sono i santi che fanno i miracoli, è Gesù che per accreditare un santo si serve di loro per fare un miracolo. Non ha fatto Sant'Antonio un miracolo, l'ha fatto Gesù, ecco. Però il morto è risuscitato e questa donna, in ottemperanza a questo ex voto, per tutti gli anni portava una cofana di pane abbastanza grossa, insomma una 70 kg di pane, per darla ai poveri e nella veste di Sant'Antonio. E da allora è nato questo segno, questo sacramentale di benedizione del pane, che chiaramente noi lo mangiamo, il pane, sapete, è quello che è strettamente necessario per mangiare, anche ricordando le belle prediche di Sant'Antonio contro l'avarizia, è anche un segno che ci ricorda l'importanza della carità verso i poveri. Ecco, lo sapete adesso, queste mi sono scordato domenica scorsa, lo faremo domenica prossima, domenica scorsa è stata la giornata del cosiddetto obolo di San Pietro, quindi della raccolta dei fondi per sostenere le opere di carità del Papa. Io ci ho messo il cartello, ma non l'ho detto, lo faremo la settimana prossima, è un'ottima occasione per sostenere, sapete che adesso a San Pietro non so che hanno aperto, non so se hanno aperto i bagni pubblici, le docce, adesso vuole avere una mensa, insomma, per questo Papa, specialmente ne fa tante le opere di misericordia per i poveri, quindi è un ottimo segno da parte dei fedeli che noi lo sosteniamo, anche il ricordo di Sant'Antonio. Facciamo un attimo di raccoglimento e poi, prima di proseguire con la Santa Messa, facciamo la benedizione del Papa. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.